Allora, buonasera, io sono il dottor Max che vi parla da Dar es Salaam, Tanzania. Stasera ovviamente è mercoledì e quindi la puntata è dedicata a parlare un po' dell'Africa, parlare sicuramente della Tanzania e anche di Zanzibar. Allora, in fuori onda Franco mi ha dato, io saluto tutti, il fuori onda Franco mi ha fatto una domanda riportando un intervento, un'altra domanda di un signore che ha chiesto: ma com'è possibile che il governo italiano riesca a bloccare 60 milioni di italiani durante il lockdown e non riesca a bloccare questi che arrivano tutti i giorni con questi barconi e sbarcano poi a Lampedusa? Allora, la risposta è molto semplice. Come Roosevelt ci ha ricordato tante volte, scritto nella trilogia, se una cosa nella politica succede in quella maniera lì, vuol dire che deve succedere in quella maniera lì. Quindi la risposta è questa, vuol dire che evidentemente nel primo caso c'era la volontà di tenervi tutti a casa, nel secondo caso c'è la volontà di farli venire. Poi ci si può chiedere perché, soprattutto nel primo caso è evidente, no? Perché l'hanno fatto. Chi segue, chi mi segue un po' l'avrà capito, no? Perché l'hanno fatto. Questo si chiama nuovo ordine mondiale. È un'operazione che prevede anche cose di questo tipo. Nel secondo caso, anche questa fa parte del nuovo ordine mondiale. Cioè, sono tutte queste cose, strane, strambe, che non sono mai successe, che servono per destabilizzare e creare una situazione evidentemente molto difficile e delicata, situazione che poi piano piano esploderà. E questa gente qui che arriva, a me mi sembra abbastanza evidente, perché arrivano tutti molto ben organizzati, e Renata ricordava che arrivano già con la SIM italiana, probabilmente l'hanno anche pagata, le hanno date gratis, poi gli danno il telefonino, gli danno soldi. Cioè, è chiaro che dietro a queste no profit, organizzazione no profit, c'è chi dice, scrive libri, dice tante cose, dice che dietro c'è Soros. Benissimo, che ci sia Soros, che ci sia, non lo so, il Papa, non lo so, se qualcuno ci sarà di più. Però è comunque succedono poi a un certo punto questi ragazzotti, tutti belli in fusti, gli daranno delle armi sicuramente e gli diranno quello che devono fare. Buonasera a tutti, c'è anche Mary, Fabio, Pazzo, buonasera. Ecco, sto dicendo, rispondendo appunto a questa domanda, arrivano tutti questi clandestini a Pantelleria, cosa che non è mai esistita al mondo, eh? Mai, mai, mai. Questi episodi succedono soltanto in momento di guerra. Allora, quando c'è una guerra, che per dire, scoppia la guerra appunto in Tunisia, scoppia la guerra in Tunisia, la guerra civile, allora va bene, allora si aprono le porte perché gente per rifugio, no? Si chiamano rifugiati di guerra, oppure insomma ci sono anche proprio delle leggi internazionali in questo senso. Ma non, evidentemente non sussiste questa causa. Niente. E questi a un certo punto saranno dislocati in zone particolari, saranno armati e gli diranno di fare delle cose. Ora, non è, io vi dico questa cosa. Ma non è Non si sente un fratto. Non si sente bene. difficile immaginare, perché tanto lavoro in Italia prossimo. Mi sentite un po' meglio? Franco, mi Sì, senti? adesso sì. Niente, però ci sono dei Allora, rumori di sottofondo, non vorrei sì, che fosse lì che è attiva. esatto, Franco. C'è qualcuno che ho aperto tutti i microfoni, c'è qualcuno che fa un po' di rumori, eh?
non lo so chi è, per cortesia non fate rumore. Ma con la B non so chi sia. Quindi ci si può forse ci possono fare delle domande e secondo me loro sono qui per fare questa cosa. Speriamo che mi sbagli, e dicevo che una volta la maggior parte poi di questa gente qui veniva, passava in Italia, poi di massima andava in Germania. Adesso non mi risulta che sia così facile andare in Germania, quindi rimarranno tutti lì e li pagheremo noi, tanto noi siamo straricchi, no? Si possono pagare questi quelli che vengono, non so se questa cosa qui succede in Italia perché c'è il Vaticano, può anche darsi. Allora, ho dato questa risposta qua, c'è qualcuno che ha magari delle domande? Fate delle domande, via, lo sapete che a me mi piace quando fate delle domande, qualsiasi tipo di domanda, anche magari che non è in tema, poi ci si fa entrare, perché tutte... Noi si parla di destinazione Tanzania, ma non si può parlare soltanto della destinazione Tanzania, no? Perché c'è anche da capirsi, da capire perché siamo qui a parlare di destinazione Tanzania. Siamo qui a parlare della possibilità, della necessità di mettere insieme un piano B o C che sia, perché stiamo vivendo, stiamo assistendo ad un fenomeno planetario che sconvolgerà le nostre vite. Un po' più, un po' meno, soprattutto per quelli che vivono nel mondo occidentale, mi sembra abbastanza evidente che in pochi, pochissimi anni tutto sarà gestito dall'intelligenza artificiale. E quindi il mondo sarà tutto robotizzato, tutto diverso. Quello che vediamo noi in tanti film adesso, no? Quando vediamo un film che magari si vede un laboratorio super tecnologico, sono già realtà queste qui, non fanno mica quelli che i film lì inventandosi tutto, no. Quelle sono già realtà in laboratori super avanzati che fanno ricerca di tutti i vari ordini tipi. Noi si pensano che sia una cosa creata da regista per fare quel film lì. Nella realtà, secondo me, sono quasi tutte cose reali. Domande? Mi sentite? Matrix. Mi sentite, Franco? Mi senti? Benedetto Signore. Mi sentite adesso? Sì. Ecco, avete perso qualcosa? Sì. Dicevo, fatemi domande. Via. Ma io mi stavo chiedendo se questo fa parte del piano Calergi, che vuole sostituire la popolazione bianca, occidentale, eccetera, eccetera. Perché tutto questo avviene solo in Italia e non avviene anche in Germania, in Francia? Anche lì andrebbe sostituita la popolazione, secondo il piano Calergi, o mi sbaglio? Ma io penso ci sia un po' di resistenza, ma sarà uguale per tutti. Sì, questione no, di tempo. Va bene. Sì, alcune cose appunto come queste immigrazioni qui avvengono in Italia perché l'Italia è nel Mediterraneo, è il punto più vicino, no? E quindi usano l'Italia per questo. Però anche se alcune cose magari avvengono più in Italia che in altre nazioni, tenete presente che noi poi le informazioni precise di quello che effettivamente avviene in altri paesi non ce le abbiamo, perché ci dicono sui media quello che loro vogliono dirci. Quindi se, a meno che uno viva in un posto, lo visiti o veda personalmente e con i propri occhi delle cose, non bisognerebbe chiedere e credere a niente e a nessuno. Allora, nel medio lungo periodo tutti i paesi occidentali, tutti inclusi, inclusa Russia, inclusi buoni, no? I russi, inclusi i cinesi, gli indiani, quelli del BRICS, quelli c'è
c'è Patrick che si chiama Trick, no? Mi veniva a fare la battuta, mi veniva Patrick, mi veniva di fare la battuta a quelli del Bricks e quelli del Tricks. Perché trick vuol dire fregare, no, in inglese. Ecco, vabbè. Sono tutti lì, sono tutti insieme. Sono tutti insieme alla BIS a fare queste riunioni una volta al mese. Tutti i governatori si riuniscono. Alcuni sono quelli ufficiali che fanno membri della BIS, che fanno parte della banca delle banche di cui ho già parlato. Altri invece sono invitati come visitatori, perché sono nazioni magari emergenti che non hanno ancora le carte in regola per entrare nel salotto buono. Vengono invitati, poi se si comportano bene, poi vengono diciamo annessi a questo circolo esclusivo, che non è magari un ordine iniziatico, ma ci manca poco. Capite? Quindi tutti i paesi occidentali sono nella stessa situazione. Ci sono evidentemente delle differenze che sono relative alla posizione e al ruolo strategico del paese, alla cultura del paese, alle tradizioni anche sociopolitiche del paese. Per esempio, se voi andate in Danimarca, mi risulta che la Danimarca sia uno dei paesi in cui sono quasi tutti vaccinati. Però voi della Danimarca non sentite niente. Sentite che in percentuale sono loro che dovrebbero avere come complicazioni, no? Più morti, più problemi, ma non sentite niente, perché evidentemente è un paese piccolino, uno dei paesi in cui si viveva meglio, la Danimarca, al mondo. Servizi sociali garantiti dal governo che funzionano, noi ce li sogniamo la notte, queste cose. Effettivamente una cosa di standard molto molto elevati, però probabilmente le persone moriranno, ma non lo dice niente nessuno. Però nell'insieme, sì, voglio dire, questa rappresentazione, questa, a mio avviso, arriverà anche in Danimarca, ma ci arriverà dopo, più tardi, perché è un paese piccolino, perché è un paese culturalmente molto avanzato, perché è un paese che evidentemente in cui il governo si prende ancora cura, una certa cura dei cittadini, perché se no non riuscirebbe a erogare servizi di così alto livello, quindi ci saranno sicuramente. Però come vedete hanno vaccinato tutti anche lì, cioè non è che si fermano. Va bene Renata, ti ho risposto? Sì, grazie, sì. Prego. Altre domande? La dottor Max, non guardi il mondiale di rugby? Sì, lo guardo quando posso. Io in linea di massima guardo le fasi finali dei mondiali. Quando di tutti sta giocando l'Italia. Sta giocando l'Italia? Esatto. Con chi gioca? Sta vincendo con l'Uruguay. Beh, c'è stato un certo momento, aveva una buona squadra, ora non lo so come quello che faranno, però. No, io guardo le fasi finali, semifinali, finali. Ok. Tanto io poi tifo gli All Black, quindi se arrivano loro magari le guardo, se non arrivano loro non le guardo. No, mi piace il tempo. No, ci giocheremo contro. Mi piace, davvero? Quando? Il girone. Quando? Ti ricordi? Vabbè, controllo su internet, sì, non devo preoccupare. Sì, non devo preoccupare. No, dicevo, c'è questa tradizione, no? L'avete visto, che si chiama Haka, no? Questo rituale che loro fanno all'inizio di ogni partita, ed è anche una cosa abbastanza particolare che gli sia concesso di farlo, perché è chiaramente un rito intimidatorio, a mio avviso, nei confronti dell'avversario, che non può fare niente di equivalente, perché non ce l'ha in Sudafrica, non ce l'ha la Francia, non c'è niente. Però la tradizione, la federazione internazionale lo lascia ancora fare, ed è una cosa molto caratteristica.
ecco. Mary, vuoi fare una domanda? Hai ascoltato l'ultimo mio intervento? Sì, io ho una curiosità. Cosa ne pensi? In un futuro, diciamo prossimo, vedi più probabile una guerra o un'altra psicopandemia? Purtroppo le vedo tutte e due. Ok. Le vedo tutte e due. Le psicopandemie saranno quasi annuali. Lo scorso anno, tra virgolette, diciamo, siamo stati fortunati perché non avevano i vaccini nuovi, no? Questi nuovi RMA non l'avevano ancora messo a punto, quelli nuovi, e quindi sono andati ancora diciamo, con lo strascico del Covid e quindi tutti quei vaccini. Però ho già annunciato che sembra che appunto appena i vaccini l'hanno detto loro, tra poco saranno pronti, appena saranno pronti sarà tutto pronto per la pandemia. Quindi devono aspettare tecnicamente che i vaccini siano pronti, siano distribuiti, quindi c'è insomma un po' di tempo da fare. Poi nel 2025 ci sarà la SERS, ne ho già parlato, e ogni anno secondo me ci sarà. Nel solito periodo classico invernale approfitteranno per mettere quasi tutti a lockdown. E poi ci sarà la guerra. La guerra è sicuramente iniziata in Ucraina. Non so come si estenderà, questo non lo so, non l'ho ancora capito. È molto probabile che ci sia, anzi, lo possiamo immaginare perché ci sono già degli autori che forse le hanno ventilate queste cose. Si potrebbe immaginare che ci sarà un attacco russo all'Ucraina, una risposta della NATO, diciamo un attacco, boh, non so se sarà nucleare o seminucleare. Adesso dispongono anche di piccole bombe nucleari, quindi non occorre fare una carneficina. Però naturalmente ci viene venduto, che poi magari non è anche una scusa, non fanno niente. Però titolo ad otto colonne, tutte le televisioni del mondo: la Russia attacca l'Ucraina, 1500 morti nella città. Arriva la NATO, risponde, e lì inizia il casino, perché poi a un certo punto saranno pure anche un po' strambi e citrulli in tante cose. Russi e cinesi, anche per un fatto geopolitico, devono stare insieme per forza, e se si mettono insieme loro, e per noi è finita. Cioè, perché, cioè l'America è stata buona per tutti questi anni perché aveva già fatto delle simulazioni, ne avevano già parlato in America tanti anni fa, quando era ancora in America, e avevano sempre vinto russi e cinesi in tutte le simulazioni di guerra che avevano fatto, e quindi sono stati buoni e non hanno fatto, non, per il momento, come vedete, non hanno fatto nulla. E quindi la guerra ci sarà. La guerra ci sarà, probabilmente stanno cercando di capire come vincerla, dico l'Occidente, ma voi capite, ci vaccinano tutti. cioè, la loro guerra è quella lì. La vera guerra non è quella che ci sarà, tra Occidente e Oriente, ma è la guerra a noi cittadini, è la guerra alla depopolazione del mondo, che poi magari sarà mascherata da un'altra guerra, ma anche Russia e Cina sono d'accordo che siamo troppi nel mondo, forse Putin un pochettino meno, Devo essere sincero in questo caso. Sarà un criminale pure lui, ma sono abbastanza convinto che sia un pochino diverso. Un pochino diverso. Lui deve stare lì perché ce l'ha messa anche lui. E deve digerire tutto, però secondo me lo fa molto a malincuore. Cioè, lui ama, tra virgolette, più la Russia e i russi di quello che scusatemi, Biden può Biden. amare gli americani. Sì, può amare gli americani. Questa è una sensazione mia, può darsi che sbagli. E quindi ci saranno tutte e due, ma ci saranno anche altri disastri. Perché hanno bisogno, perché hanno creato i problemi legati al clima, no? Questo riscaldamento. Perché ci hanno da bruciare tutto. Avete visto che è successo alle Hawaii, no?
perché per ricreare la nuova rete basata sull'intelligenza artificiale hanno bisogno, fanno prima distruggere tutto e poi ricrearlo. È chiaro, no? Quindi pensate che sia un per creare le smart city, loro fanno prima, sapete, no? Un po' tutti cosa sono le smart city. Magari c'è qualcuno adesso che non le sa. Non si può, ora adesso un po' sospende tanto tempo. Smart city, insomma, saranno delle città come delle isole nelle quali le persone vivranno. Avranno tutto, ma dalle quali un territorio, dalle quali non potranno uscire. Potranno uscire soltanto, diciamo così, ricchi e super ricchi, ma gli altri nell'insieme non potranno neanche viaggiare, per come si fa oggi, che si va a fare le vacanze. No, non esisterà niente. Quindi, per creare quella infrastruttura lì, che chi vuole può farsi un'idea andando a vedere il film The Giver o La storia di John, che potete vedere su Netflix, credo, se no ve lo potete anche scaricare. Quella è una smart city. Ce l'hanno detto nel 2014. E quindi ci saranno, voglio dire, ci saranno altri problemi in merito, tantissimi altri problemi della moneta. Io quando penso a questi wallet, quelli anche che dicono decentralizzati, a me viene male. Ma insomma, siamo stati attentissimi alla gestione dei soldi fino adesso, li tenevamo in banca perché pensavamo che fosse il posto più sicuro al mondo, e va bene, in effetti, insomma, in linea di massima, i soldi in banca, magari la banca naturalmente fa i suoi interessi, però i soldi sono rimasti in banca, va bene, li abbiamo utilizzati. Ma adesso passa l'idea, non solo passa l'idea, che è normale convertirli in digitale, e sono grosso modo quasi tutti d'accordo, così, così. Ma sono quasi tutti d'accordo a metterli in questi wallet, che non si sa nemmeno dove sono. Franco, ce lo puoi dire te, hanno fatto un grande casino quando hanno creato l'iCloud per il discorso dei dati, no? Che non si sa bene dove sono messi, chi li gestisce, dove sono, e adesso gli si dà tutti i soldi del mondo e nessuno dice niente. So già solo questa cosa qui. Io per fortuna non ci sono, ma per questa cosa qui, fosse in Italia, solo per questa la lascerei domani. Però evidentemente non tutti la pensano come me. Guardate, siamo un 7 stasera. 7. Ora, so che ci sono altri che fanno magari o tentano di fare la stessa cosa che faccio io e non li seguo, non lo so. In Paraguay, e poi c'è quell'altro in Costa Rica, poi c'è capito? Per carità di Dio, ognuno faccia quello che vuole, vada dove vuole. Però nell'insieme non si sta capendo quello che sta succedendo, e questo è il problema di fondo. C'era un video molto bello che mi ha aiutato a capire una cosa che avevo già capito, però non l'avevo capito dal punto di vista tecnico. Cioè il collegamento che c'è tra le scie chimiche, il G5 e le vaccinazioni. In questo video, che mi sembra di aver caricato anche sui canali, purtroppo in inglese, viene spiegato bene la sinergia tra queste tre cose. E la cosa che gli effetti, oltre a creare insomma tutto quello che creano i vaccini, tutto problematiche, cancro, eccetera, eccetera, hanno praticamente vi cuociono il cervello. Voi arriverete, farete la fine. Scusatemi, abbiate pazienza di queste cose. Io ve le devo dire queste cose. È come facciamo, la conoscete la storia della rana bollita, no? Mettetelo in un, ecco, poi accendete, la mettete in una pentola sul fuoco, accendete il fuoco piano piano, la rana sta lì, si grogiola, il caldo e tutto. Poi quando prova a saltare fuori, che l'acqua aumenta e si brucierebbe, non ce la fa più. E questo è quello che fa nel nostro cervello. Quindi chi rimane lì
arriverà a un certo punto che non avrà nemmeno più la volontà di intendere e di capire. Avete visto i film degli zombie? Ma voi pensate che quella lì sia una proiezione così fantascientifica? Saranno degli zombie quelli che rimangono lì. Diventeranno dei mezzi zombie se non muoiono prima di un'altra malattia. Mi dispiace dirvi queste cose, ma sono le conclusioni di tutto il lavoro che ho fatto fino adesso. Io purtroppo bisogna che ve le dica queste cose. Il dottor Day ce l'ha detto chiaro, bisogna ricreeranno la stessa situazione che abbiamo nella giungla. Mi sentite? Sì, sì. Sentite, vero? Ecco, sì, sì. La stessa situazione che abbiamo nella giungla. Quindi chi è che deve fare che l'animale, no, per sopravvivere nella giungla? Deve essere sempre allerta e scappare quando è bisogno. Quindi purtroppo la maggior parte delle persone, ovviamente non parlo di voi, ma la maggior parte delle persone dorme e non si pensa nemmeno a mettere insieme un piano B. Può crollare il palazzo addosso, come è successo l'11 settembre, rimane lì. Dice, ma perché devo scappare? Dice, tanto dove scappi? Certa gente dice, ma tanto dove scappi? Che questi vogliono, ti prendono lo stesso. Prendono voi, a me mi pigliano davvero qua. Io ho ancora 10-15 anni, vado sul Kilimangiaro, facciamo una bella spedizione, compriamo una bella fattoria lì, con due lire si compra, stiamo lì, coltiviamo le cose da noi, porca puttana, sei in un paradiso. Vicino al Kilimangiaro c'hai 4 climi diversi, c'è tutte le stagioni, tutte le cose che vuoi coltivare, le coltivi, non c'è limitazione per nulla. C'è il miglior habitat, uno dei migliori habitat al mondo. Qui, ma non lì. Quindi non mi si venga a dire sì, quando scappi, poi dopo tanto se ben... Intanto io guadagno 10-15 anni. Poi, tra 15 anni, io ho 80 anni, ma cosa cazzo me ne frega se devo morire? Però intanto mi godo questi anni qui. Perché dopo tanti anni di lavoro, se mi permetti, mi voglio anche godere qualche anno, no? No, non si pensa che alla nostra età sia anche un diritto goderci gli ultimi anni della vita? Invece, per una scusa, per una storia, quell'altra. Ricordo, parentesi, che io il prossimo mercoledì, perché è l'ultimo intervento di settembre, io chiudo le iscrizioni. Cioè, io non prendo più nessuno fino al prossimo anno e non sono sicuramente, non posso garantire che il prossimo anno farò la stessa cosa. Andrà avanti il discorso, ve lo posso dire per assicurarvi, il discorso della residenza, sì, perché quella si ottiene in 3 giorni, se uno vuole venire a prendere la residenza cambieranno un po' le condizioni, ma quella si può fare. Però non è che poi dopo probabilmente vi prendo, vi porto un giro, vi faccio tutta questa cosa, io lo faccio se vedo che c'è l'interesse a venire seriamente, dice guarda vengo, prendo la residenza, trovo un appartamento, il progetto è questo, mi sposto qui. Io lavoro così, ma purtroppo le persone non ragionano come me. Sarò un extraterrestre io non so che dirvi. E quindi mi trovo a perdere un'enorme quantità di tempo e io non mi riesce a lavorare in questa maniera, senza considerare quelli che sono spariti. Quindi residenza e certificato vaccinale finché sono a disposizione, non ci sono assolutamente problemi ed è già queste due cose sono già una grande cosa. Per il resto del discorso, piano B o piano C che sia, magari anche persone che bisogna che... lavoro su altri progetti, perché io, come dicevo, voglio godermi la vita e voglio fare le cose che danno soddisfazione anche a me, che se una cosa mi dà soddisfazione e dà soddisfazione a me, dà soddisfazione agli altri, siamo contenti tutti e due e va bene, però se non si crea questa situazione, io poi alla fine faccio quello che fa piacere a me. Quindi quanti ne abbiamo? 26 la prossima settimana. Col 26
io chiudo le iscrizioni. Chi vuole può fare così, può confermare la settimana di permanenza per visitare, va bene, la Tanzania, Zanzibar, e poi mi dice: guarda, magari quest'anno non ce la faccio, vengo il prossimo anno. Allora va bene, così va bene, così si può fare, perché anche le condizioni economiche il prossimo anno, se le ripeto, non sono sicuro, cambieranno. Mi scusi, una domanda. Lei prima, insieme alla residenza, ha nominato i certificati vaccinali. In che senso bisogna portarlo noi dal nostro, oppure... Allora, signorina B, so come chiamarti, scusa. B, allora, B, ascolta, B. Per quello che riguarda la residenza, ti spiego. È possibile per coloro che hanno, che hanno più di 50 anni... Allora, scusami, permettimi, mi correggo. Secondo la legge è possibile ottenere la residenza come pensionati per coloro che hanno superato i 60 anni di età. Diciamo, non esiste una legge scritta proprio quei 60 anni, però qui, siccome molta gente va in pensione a 60 anni, è prassi che vada anche vada bene anche per gli stranieri. Però noi abbiamo organizzato una cosa molto particolare con l'immigrazione, per cui possiamo, intanto la pratica viene fatta in 3 giorni, addirittura l'ultima volta l'abbiamo fatta in 1,5 giorni, anziché magari 2 o 3 mesi come succede con gli avvocati normali. Tante volte paghi l'avvocato e l'avvocato sparisce qui, quindi non è neanche 2 o 3 mesi, è una questione di affidabilità. Ma si può far ottenere anche a coloro che hanno 50 anni, intorno diciamo ai 50 anni. E questo perché noi abbiamo una situazione molto particolare con l'immigrazione, ma anche perché il dottor Max ha insomma, organizzato tutto in una certa maniera, per cui poi si mettono insieme tutti questi documenti. Uno dei più importanti è la lettera della SCIA, scusa, del chairman, che sarebbe il sindaco della zona, e quello lì naturalmente si fa perché mi conosce, insomma, qui siamo in Africa, quindi qui ci sono le regole africane, va bene? Quindi quella è per quello che riguarda la residenza. Perché io suggerisco la residenza? Perché se dovesse succedere anche una guerra, una cosa soprattutto di quelle inaspettate, che uno c'ha anche magari qualche soldo in tasca, no? Però deve scappare, ma non sa dove andare. Non sa dove andare perché non ha nessun piano B. Ecco, con quella te sai dove venire, perché hai la residenza in tasca, quindi c'è già un punto di riferimento preciso. Ti presenti all'aeroporto con la scedolina, no? La cartina della residenza, e non ti possono fermare, perché te sei residente in Tanzania. Ti devono lasciare partire. Quindi è come se fosse un lascia passare. Capite? Ricordate, in tempo di guerra c'erano lascia passare, no? E senza quello ti possono obiettare: no, no, lei i voli, no, lei per cittadino italiano dove va? Devi giustificare il volo, no? Successo come nella pandemia, la stessa cosa. Se non avevi un giustificativo per volare per lavoro, mica potevi volare. Questo risolve tutta quella problematica. Il discorso del certificato vaccinale, ti faccio un discorso molto generico, funziona così: tutte le applicazioni che saranno create e installate proprio nel telefono, quindi il passaporto vaccinale universale, e poi ci sarà saranno unificate. No, tutti i documenti, ci sarà la testa sanitaria, la carta d'identità, piano piano li unificheranno tutti, richiederanno tutti il QR, quel quadratino, no, che ti danno, un codice che poi viene letto dal telefono stesso oppure da un'applicazione, dalla telecamera eccetera, e che ti identifica te come persona vaccinata. Senza il QR te non avrai accesso a niente. Scusa,
A niente, non potrai andare in banca, non potrai quindi aprire un conto corrente, non potrai andare al supermercato, ma sono già successe queste cose, ti ve le ricordate? Non Infatti, potrai andare a sì. teatro, non, poi dovrai andare in giro, magari la mascherina, cioè non potrai fare niente. Qui c'è la possibilità di farlo, però io di queste cose qui ne parlo soltanto direttamente. Quindi se io ti ho mandato un messaggino, se vuoi mi scrivi, fai una domandina e io creo una chat segreta su Telegram e ti rispondo, perché sono cose molto riservate e in diretta non te ne posso parlare. Ok, grazie. Sì, ho risposto al messaggio. Altre domande? Scusi, un'altra domanda. Lei prima, adesso io ascolterò anche le dirette che ho Bene. perso, ma sono tante le dirette fatte. Lei ha parlato prima in Tanzania di una legge che è cambiata ultimamente. Ha detto all'inizio della diretta di una nuova legge Sì, che è allora te la entrata in spiego, vigore in grazie della Albania. domanda, Sì, in Tanzania. finalmente. Sì, grazie della domanda, così poi entriamo nel tema. Allora, diciamo così, che ultimamente deciso, non hanno veramente cambiato la legge, perché una nuova legge, un emendamento, no, alla legge esistente, non è ancora stato fatto ufficialmente. Però si sono messi d'accordo a livello ministeriale, cioè a livello di ministero, del ministero che gestisce le terre, che per poter ottenere il title deed, un soggetto straniero, quando compra un terreno, ci deve fare business. Quindi, mentre prima, in un certo senso, no, non c'era questa obbligatorietà, adesso, nuova disposizione, e te compri un terreno, lo puoi comprare. Però ci devi poi però fare business. Ora, per fare business, la legge, pronto? Pronto? La legge prevede che il 70% della società sia in mano a un tanzaniano o a uno zanzibarino, quindi che è nato cittadino di Zanzibar, perché le leggi sono uguali, però le leggi sull'immigrazione sono uguali, però ci sono delle piccole differenze da come loro interpretano i vari business, diciamo, i vari passaggi per aprire il business, quindi la documentazione, eccetera. Il 70% deve essere appunto tanzaniano, zanzibarino, il 30% straniero. È una legge molto bizzarra che non ha nessun senso nel mondo di oggi. Io sono un investitore, voglio venire a fare business, o sono straricco e allora compro un'azienda grossa e la legge ti dà la possibilità in quel caso, no? Perché magari investito 2-3 milioni di euro, di controllare il 100% della società, ma per piccoli investimenti devi passare da una struttura che si chiama ZIPA a Zanzibar, per cui c'è questo limite di 70-30. Ed è chiaro che è una cosa assurda, no? Investire magari 100.000 dollari per comprare un'attività e poi dare il 70% a un tanzaniano o uno zanzibarino. Cioè te diventi un socio di minoranza. E quindi, infatti, io fino adesso questa soluzione qui non l'ho mai adottata. Non ho messa magari con chi viene qua. La spiego, ma non la suggerisco mai. Ecco, l'unica cosa è comprare un albergo. Quando riesci a comprare un albergo grande che hai tanti soldi, come dicevo, allora fai un certo tipo di investimento, l'albergo è tuo e fai quello che vuoi. Ecco, è cambiato questa disposizione qui, per cui prima non c'era questa obbligatorietà, adesso c'è diciamo, la richiesta che compri un terreno
che magari è anche in una zona residenziale, che è già un controsenso, perché in una zona residenziale non ci dovresti fare business, no? È logico. Però qui purtroppo siamo in Africa e alcune cose funzionano così. Però questa è una cosa che mi sono dimenticato di dirvi la volta scorsa, ve la dico adesso. Sono però, insomma, convinto che metteranno mano presto alla legge, no? Cioè, la dovranno sicuramente un attimino chiarire, perché adesso è ancora tutto molto così. Poi non esiste ancora la legge, hanno preso questa disposizione, ma le leggi devono essere discusse in Parlamento, no? Si discute la legge e poi si fa l'emendamento. Invece non hanno seguito la procedura normale. Purtroppo queste cose qui capitano, evidentemente. Non è che i governi siano così perfetti da noi, però diciamo così, almeno si rispetta una certa procedura, no? Capite? Ecco, qui evidentemente viene seguita, ogni tanto la seguono, ogni tanto non la seguono. La ragione per cui hanno fatto questo, hanno in un certo senso uniformato la legge zanzibarina a quella della Tanzania, perché già questa disposizione qui esisteva in Tanzania. Ora, io se ci penso bene, credo di aver capito perché lo fanno, anche se magari non ha nessun valore, anche se ho ragione o se è corretto quello che dico, nella realtà c'è questo limite. La ragione per cui hanno fatto questa cosa qui è che la Tanzania dovrebbe essere ancora sotto trust. Allora, se è vero questo, si giustificano queste leggi qui, perché essendo sotto trust, un terreno no, non può andare ad uno straniero con un title deed, può andare a un tanzaniano con un title deed, perché il tanzaniano ha, tra virgolette, il diritto, essendo zanzibarino. Ma questo si applica solo ai Di terreni avere o la a terra, qualsiasi ma non uno tipo? straniero. E credo che il trust sia stato scritto in questo senso. Questo si applica. Allora, si applica dunque, nel business si applica a tutte le attività di business, a tutti coloro che fanno business, come da noi, no? Si distinguono, lo sapete, società di persone e società di capitali. Ecco, immaginatevi un po' la stessa distinzione qua. Ecco, quindi sì, poi può essere una società piccola, allora deve fare passare attraverso la ZIPA, oppure una società grande, c'è un'altra organizzazione, adesso mi sfugge il nome, e sono sempre anche abbastanza burocratiche queste cose, però Sì, questo c'è anche in altri paesi. è un po' come succede da noi, nelle società. No, c'è anche in altri paesi con il socio di maggioranza del, diciamo, cittadino del luogo. Però cioè, l'interessante è capire se comunque c'è una certa tutela da parte oppure cioè, non so, sono persone affidabili, ci sono tutele legali per chi diciamo entra in società con queste persone. No, allora, questo è io una cosa che sconsiglio al 100%. L'unica possibilità per la quale io posso, per quello che posso dire io, intendiamo, posso dare il mio benestare è quando uno compra una struttura grande, detiene il 100% delle quote, fa quello che vuole. Ecco, in quel caso lì è uno scenario completamente diverso. Una struttura invece che prevede il 70-30, assolutamente io la sconsiglio. Assolutamente. Io, poi magari ci sono queste società che sono state fatte così. Addirittura c'è un tizio, ma ce n'è anche più di uno, a Pace, che credo che abbia fatto quattro società di questo tipo con quattro italiani diversi. Ma guardate che il proprietario di queste quattro attività non sono gli italiani, è lui. E questo signore che conosco mi ha detto, sì, se l'ha fatto, è una persona per bene, è una persona per bene. E questo muore, o ha un incidente, muore, succede qualcosa, e gli eredi vengono e prendono tutto.
cioè bisogna stare attenti a queste cose, fa le cose facili, sta molto attenti, quindi la mia risposta è no. Beh, anche perché poi immagino che, anche perché poi immagino bisogna riconoscere comunque, se si entra in società per esempio 70-30, bisogna riconoscere credo il 70% degli utili a questa persona che si fa pagare comunque per questo, chiamiamolo, favore che fa allo straniero. Ci possono essere dei contratti che vengono fatti, che salvaguardano dal punto di vista del cash flow, cioè dei soldi che entrano in azienda, no? Di più l'investitore. Quello in genere che viene fatto è un contratto d'affitto, per cui l'investitore fa un contratto d'affitto alla proprietà e intanto si prende l'affitto, cioè gli utili che gli vengono ritornati grazie all'affitto. Però non è proprietà quasi di niente, perché è un societario, è un investitore di minoranza, quindi non conta niente. 30 o 20 o 30 o 40 o 49, se sempre un socio di minoranza, no? Ti fanno fuori in qualsiasi momento se vogliono. Capisci? Cioè, è una cosa assurda, ma non ci spenderei nemmeno, ve la spiego, ma io non ci spenderei neanche 10 minuti dovessi parlare di un progetto così con un cliente, lo scarto immediatamente. Di che cosa parliamo? Altre domande? Insomma, abbiamo già fatto 50 minuti, Volevo fare un intervento molto veloce. Sì, beh, le domande sono tante. Lei, diciamo, fa affidamento su questo paese anche per il futuro, da quello che ho capito. Beh, io guardo, sono una persona molto pratica, anche forse il mio background, avendo lavorato nella pubblicità, diciamo che sono una persona di marketing, no? Quindi riesco a capire un attimino magari tante cose che e poi mi cerco sempre di documentarmi molto. E questo è stato l'unico grande paese al mondo che non ha avuto lockdown. Quindi partiamo da lì. Cioè, non è solo una cosa così. Qui non, è lo stato che non ci sono state obbligazioni di nessun tipo, né per le mascherine, né per le vaccinazioni. Il governo ha lasciato libero i cittadini di fare il vaccino se lo volevano fare o meno. Molti fare per ragioni di lavoro, dovendo viaggiare. In alcuni stabili, diciamo quelli diplomatici, no? Le zone in cui ci sono a Masaki, nella zona residenziale dove ci sono i consolati, le ambasciate, ovviamente anche quando sono venuto io c'erano il personale, entrava in un ristorante, c'aveva le mascherine, ma non interessa niente a nessuno questa cosa qui, a partire dal governo, perché all'epoca c'era un personaggio, un presidente che si chiamava Mago Fuli. Io ho scoperto la Tanzania anche grazie a lui, che disse no, io non voglio questo affare qui, il Covid, ma il Covid, lui fece un test, trovò il Covid nella papaya, trovò il Covid insomma in cose della natura, capì subito che era insomma, che era un grande profeta. I politici che sono arrivati dopo hanno mantenuto questa... Io non lo conoscevo prima. Allora la Tanzania non è un paese democratico. Dobbiamo capire questa cosa qui. Quindi esiste un partito praticamente unico. La Costituzione prevede che se il presidente muore subentra automaticamente il vicepresidente, che in questo caso è una signora che è ancora la presidente, si chiama Mama Samia. L'unica cosa che è cambiata è che lei ha una visione un pochino più aperta. Mago Fuli era molto molto tanzaniano, lui pensava di voler fare tutto con i tanzaniani. Mamma Samia, che fra l'altro originariamente è musulmana e viene da Zanzibar, ha una visione un pochino più aperta e quindi sta per adesso, in questo momento, per esempio, hanno scoperto un grosso giacimento di gas, uno dei più grandi al mondo,
e sta mettendo insieme un consorzio con i paesi limitrofi poi per distribuirgli anche il gas. Quindi è un pochino più aperta a queste cose qui. Quindi, non essendo un paese democratico, ha tutti, diciamo, tra virgolette, gli svantaggi che magari un paese non democratico dovrebbe avere. Però c'è molta più libertà qui che da noi, o in America. Franco ci vive ormai da quasi un anno, ve lo può dire lui. Qui va in giro, non ti rompe le scatole a nessuno, fa quello che vuole, quello che vuoi, come era da noi negli anni 50 e 60. Però è un paese, diciamo, diciamo che viene fuori da una rivoluzione militare. Quindi i militari qui sono molto potenti, però in teoria sarebbe un paese comunista, ma di comunista secondo me non ha niente. Non ha assolutamente nulla. Viene da ridere. Quindi si sta benissimo. È lo stile di vita per chi ha un piccolo reddito dall'estero, è ottimo, a mio avviso. E vi dico soltanto queste cose qui. La Tanzania è uno dei più grandi come territorio. Nazioni dell'Africa e anche del mondo, perché quasi con Zanzibar è quasi 4 volte l'Italia. È un paese giovane, quindi tutte le risorse, anche minerarie, devono ancora essere scoperte, non scoperte, anche scoperte, sanno che ce l'hanno, ma non sono ancora state sviluppate dal punto di vista commerciale. Qui c'è tutto, qualsiasi cosa qui c'è. Hanno scoperto il gas, hanno scoperto il petrolio. C'ha il Kilimangiaro, che come vi ho detto è una cosa incredibile, che dobbiamo andarci a vederla. L'unico pericolo che ci può essere è che, come sapete, è un vulcano. Sembra che sia dormiente, nel senso che ovviamente non è attivo, però può saltare dall'oggi al domani. Quel vulcano lì è chiaro che si divide l'Africa, no? Però pensiamo a queste cose qui che mi sembrano molto molto remote. I safari, che sono, la Tanzania è il numero uno al mondo come attrazioni dei safari. Quando uno pensa a un safari, pensa alla Tanzania, viene in Tanzania, in linea di massima. C'ha le spiagge più belle al mondo. Kendwa, che è la mia spiaggia preferita, è stata selezionata come la spiaggia più bella in Africa un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa. Poi ci sono anche altre spiagge, senza considerare gli atollo, le altre isolette, Pemba, che è una meraviglia, cioè è ancora completamente vergine. È una nazione di grandissimo futuro in Africa. Certo, se tutto il mondo va a rotoli, anche qui le cose andranno male, perché qui il costo della benzina è ancora enorme. Questa cosa qui devono sicuramente sistemarla, la proporzione costa troppo. Qui problematiche ci sono anche qua, come ci sono da tutte le parti. Però dal punto di vista potenziale, io sono qua ritirato, perché non sono venuto qua per fare business. Però per quello che ho potuto anche vedere, studiare, parlando con le persone, eccetera, è il paese del futuro in Africa, questo. Non c'è nessun altro. E Se invece uno viene in Africa, dimmi, dimmi. per quanto riguarda, cioè, i paesi africani, diciamo, sono tutti o quasi tutti, quasi non tutti magari, associati a quelli che erano gli ex coloni. Per esempio, ci sono paesi che sono, fra virgolette, dalla Francia, oppure adesso stanno entrando anche i cinesi. La Tanzania invece, sotto questo punto di vista, con chi sarebbe associato, con quale paese sarebbe associato, anche se non proprio dominato, diciamo? Allora, originariamente farebbe parte del Commonwealth, ma dopo che hanno fatto la rivoluzione, io non so bene quello che è successo, perché questa rivoluzione l'avrebbero fatta anche proprio col supporto degli inglesi. Durante questa rivoluzione, poi i gira e rigira hanno annesso la Zanzibar, che prima faceva parte dell'Oman, del sultanato dell'Oman, alla Tanzania, l'hanno levata all'Oman. Scusami, qual era la domanda? Perdonami.
Diciamo, adesso non voglio usare parole improprie, però quasi tutti i paesi africani, diciamo, sono, come dire, Ah, dominati, sì, fra ho virgolette, capito, ho diciamo, capito, ho capito. Da per qui, esempio, adesso sono stati i cinesi, sì, anche qualche paese si è associato ai cinesi, il ho Niger si è capito. sgacciato dalla Francia, Ci ecco, questo sono, ci intendevo. sono, ci sono. Allora, qui c'è tutta la problematica dei paesi africani, colonie, ex colonie francesi, no? Ne ho parlato anche l'ultima volta, il Niger, poi c'è il Vabbè, benissimo. Da quelli lì ci starei lontano, tutti. E poi ci sono quelli ex Commonwealth. La Tanzania è un po' anomala perché probabilmente è ancora sotto trust. Dal punto di vista però pratico di business, loro Trust fanno anglosassone, come vero? sì, un trust, tipo trust. Loro fanno, hanno iniziato, insomma, dagli anni 60, 70, 60, 80, a fare business con l'Asia, principalmente con la Cina e anche molto con l'India. Per esempio, il settore dell'oro è quasi completamente controllato dagli indiani. Cioè hanno almeno il 70%, se non di più, l'80% dell'oro viene o portato in India o comunque venduto all'estero attraverso gli indiani. E quindi poi ci sono, c'è la Corea del Sud che vince tanti appalti. C'erano anche gli italiani prima, negli anni 70-80, molte aziende erano presenti e facevano anche piuttosto bene. Poi a un certo punto le aziende italiane, non più supportate dal governo italiano, naturalmente non hanno più vinto appalti, perché qui i cinesi vengono e vincono gli appalti, perché c'è il governo cinese che garantisce l'azienda. Capisci? Dice, cioè, se succede qualcosa all'azienda, garantisco io. Ed è Okay. chiaro che vince l'appalto, Grazie. prego. Altre domande? Una domanda di ordine pratico, io non sono mai stata in Tanzania, ma cioè, per esempio, nella vita quotidiana di tutti i giorni, non so, le infrastrutture sono problemi, insomma, comporterebbe adattamento tipo mancanza di corrente, mancanza d'acqua corrente, oppure non so, mancanza di scuole, o queste cose così. Ascolta, te sei toscana, vero? No, Umbra. Ah, siamo vicini. Te ci sei mai andata a fare o a fare una gita magari all'Isola d'Elba o all'Isola del Giglio o in No, un'isola di Ischia? ma in Italia sono stata un poco girato piuttosto fuori all'estero. Allora, no, ti ho fatto questa domanda qui perché la vita che si vive qui per certi aspetti è molto simile. Ora, lasciamo perdere le problematiche relative agli arrivi, no? A Pantelleria, ma è un po' simile a quella che si può vivere a Pantelleria o magari Tipo. in un'isoletta sperduta o in un paesino sperduto della Sicilia o della Sardegna, capite? È un po' la stessa cosa, magari chiudono l'acqua, non c'è l'acqua, oppure devi andare a pigliare l'acqua, devi andare al pozzo perché non arriva l'acqua, stesso discorso per la corrente, È abbastanza andiamoci, qui semplice gli anni come fanno, sì. intendiamoci, qui c'è anche una grande città, una grandissima metropoli che si chiama Dar es Salaam, in cui per esempio in alcune zone, le zone residenziali, c'è tutto, qualsiasi cosa vuoi la trovi e ogni tanto può forse mancare la corrente, però non è una cosa così frequente, capisci? Nella mia zona invece, dove sono io, che vivo un pochino più a sud e vivo come se fossi in periferia, io vivo in un villaggio, non in un residence, in un villaggio tanzaniano. E qui naturalmente si vive le problematiche del villaggio.
le strade sono tutte sterrate, l'acqua ogni tanto la tagliano, ogni tanto va via la corrente, ma a me mi va bene così. Sì, Perché in io. effetti. Quindi si può vivere anche nei villaggi, una vita semplice, tranquilla, ecco, senza. Hai voglia che io sono venuta apposta per questo. A me non rompere le scatole a nessuno. Io stasera sono con voi, ma ieri sera sono andato a vedere la partita. C'era la partita con un mio amico, da vedere la partita. Sono rientrato tranquillo per arrivare, rientrare all'una, alle 2 di notte. Non sto per niente a nessuno. Non ti rompo le scatole a nessuno. Fai quello che vuoi. Ma che vuoi di più? Ma molto, molto più sicuro che a Lucca la sera. Ora io ho tanti anni che sono di Lucca, ma manco da Lucca. O in Ma no, qualsiasi io ho altra città fatto italiana. questa domanda funzionale, diciamo, a un'attività lavorativa, ecco. No, questo è tutto un altro discorso, come abbiamo detto. Qui si parlava di stile di vita, attività Sì, no, no, lavorativa. anche nel senso, sì, per rendermi conto più o meno come così da lontano il paese, però ecco, immagino magari negli alberghi sia un pochino più garantita, oppure anche lì magari se uno apre No, no, un piccolo albergo. ascolta, qui gli alberghi di un certo livello sono sempre di un certo livello, sono 4 stelle, 5 stelle, 3 stelle, sono organizzati piuttosto bene perché ci sono anche delle catene internazionali, capito? Vai a Zanzibar, c'è il Serena Hotel, che poi è la catena internazionale dell'Aga Khan, c'è lo Yacht Hotel. Ci sono, insomma, resort a 5 stelle, non di lusso, di super lusso. La stessa cosa in Tanzania. Però è chiaro che uno non è che queste cose qui sono belle per i turisti, ma poi uno che se le deve godere cioè, deve avere una collocazione. Deve scegliere se deve vivere in campagna, diciamo così come vivo io, vicino alla città. In cui c'è più densità abitativa, eccetera, eccetera, dove spende un pochino di più per tutto, oppure in città, nella zona residenziale, dove spendi Sì, grosso modo per vivere quello che spendi a Firenze, grosso comunque modo, un pochino meno, insomma. accanto a questo, diciamo, è possibile una vita, diciamo, tranquilla, semplice. Franco, puoi rispondere te, perché sennò io magari. Anche Franco abita qua. Poi ti dispiace, Franco, rispondili te. Scusa, in merito a. Lo stile di vita, chiedeva se si può fare una vita tranquilla, se la vita è tranquilla qui. Allora, io parlo per Zanzibar perché sono a Zanzibar. A Zanzibar è come ha detto Massimo per il suo villaggio, nel senso che puoi tornare a casa alle 2, alle 3 di notte, qua nessuno ti rompe le scatole. Io sto un po' in periferia, non sto proprio a Stone Town, sono a circa 8 km, ma per quanto riguarda la sicurezza, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda spostamenti, neanche, perché io utilizzo i mezzi qui locali e ci sono qualsiasi ora, quindi problemi zero. Il costo della vita è abbastanza limitato. Se non vuoi avere uno stile di vita, diciamo, super occidentale, se ti accontenti di fare una vita tranquilla, si sta bene. Non c'è nessun problema, io problemi dell'acqua non ce l'ho perché la tiro su da un pozzo, ho la pompa e tiro su l'acqua da un pozzo. L'unico problema, come Usate diceva l'acqua Massimo, potabile. diciamo che non la bevo, la uso per lavarmi e per far da mangiare perché la faccio bollire, ma l'unico problema è che ogni tanto la corrente elettrica va via per un'ora, a volte anche. Succede, ma raramente anche per mezza giornata, però insomma Sì. non è gravissimo. No, Tutto qua? rispetto ai mali che abbiamo qua è tutto abbastanza affrontabile, sopportabile. Sì, allora non pensare di trovare centri commerciali dove andare a passare la domenica perché non esistono. No, no, ma neanche non frequento centri commerciali. Ecco, No, no, oppure di non andare a sentirei la mano. McDonald's o cose di questo tipo. O andare al McDonald's, però tutto il resto, insomma, le cose Sì, primarie ci sono. vivo in campagna, Ci quindi sono. insomma. Non Ecco, sentirei la mancanza. allora Sì.
E allora penso che la differenza non sia granché. Invece per quanto riguarda le scuole, Le scuole, cosa intendi? Università o intendi però scuole? anche per bambini più piccoli, per ragazzi, scuole medie, Ma io scuole qua ho visto che ci sono, superiori. sì, ho visto che ci sono diversi tipi di scuole, perché ci sono le scuole, quelle per muslim, cioè musulmani, perché qui sono il 90% musulmani. Oppure ci sono le scuole primarie, secondarie, normali, statali. Ma più di tanto io de delle scuole no, non ne so, che mi interessa. Grazie, grazie. Ma delle Grazie. scuole, dai, delle scuole posso dirti questo, le scuole ci sono anche qui, i vari livelli, c'è la scuola pubblica che praticamente costa niente, dove però le famiglie mandano i bambini malvolentieri perché non sono ben organizzate, gli insegnanti non insegnano granché. Poi c'è, diciamo, un livello intermedio di scuola privata accessibile a molti tanzaniani. E poi ci sono le scuole private, diciamo, di livello superiore. E poi, se si vuole, a livello ancora di sopra, ci sono le scuole internazionali, dove, per esempio, a Dar es Salaam, i diplomatici, gli uomini d'affari, un pochino tutti, mandano i figli a studiare. Ecco, quelle sono ovviamente le migliori scuole, ma io, come battuta, posso dirvi: non vi state a preoccupare di queste cose qui, perché tanti ragazzi a scuola oggi non imparano più niente comunque. Vero. Mio figlio si è diplomato in una delle scuole migliori al mondo. Quando si è laureato, gli ho fatto un paio di domande banali e è cascato dalle nuvole. Non sapeva Sì, è vero, assolutamente, non aveva ormai idea neanche di quello che avevo chiesto. Quindi, non, io lo dico tante volte, l'ho detto tante volte, non state a preoccuparvi del discorso inserimento dei figli a scuola, queste cose qui. Quello è l'ultimo problema. sì, infatti è una delle domande che ho lasciato proprio per ultimo, perché comunque Allora, non so se lo sai, fondamentale. cara B, come parliamo di destinazione Tanzania, ti devo dare anche forse una panoramica come funziona il piano B e il piano C. Stiamo parlando appunto di questa cosa qui. Allora, una persona come te che ha un interesse, no, a mettere insieme un piano B e in linea di massima gli piace il discorso Tanzania, allora, se una persona viene qua per fare business o per lavorare, c'è il piano B. Il piano B è un prospetto informativo che io ho messo insieme, che invio gratuitamente, va bene? E che in questo caso te ti devi leggere e poi dopo se ne parla. E poi c'è il piano C, che è quello per i pensionati, che è molto simile naturalmente, però il pensionato non deve venire qua a lavorare, quindi è tutto molto più semplice. Ecco, quindi questa si chiama la settimana investigativa. Funziona così. Nel momento in cui sei interessata, facciamo una prima intervista per vedere se c'è la fattibilità dell'operazione. Nel momento in cui ci mettiamo d'accordo, andiamo avanti, fissiamo la settimana, programmiamo tutto per bene e poi coi voli, tutto quello che serve. Dopodiché vieni, fai la settimana più che sufficiente per capire le cose, rientri in Italia e poi decidi quello che devi fare. Questo progetto andrà avanti fino alla fine dell'anno, però non sono certo se lo farò anche l'anno successivo. Mentre se, per correttezza, se uno mi dice: guarda, voglio fissare una settimana, però non ce la faccio a venire quest'anno, vengo il prossimo anno, va bene lo stesso, però la settimana, diciamo, l'impegno me lo deve dire adesso, perché io non posso lavorare, c'ho altre cose da fare. Senza un minimo di programmazione, bisogna che lavori anche con una programmazione di almeno un paio di mesi in anticipo, se no de devo poi fare, insomma, mi trovo in difficoltà.
Se vuoi maggiori informazioni, naturalmente mi fai le domande, mi scrivi e io ti rispondo. Ok, perfetto, grazie. Allora, prego, se non ci sono altre domande, stasera io chiuderei qua. Vabbè, allora in chiusura ricordo l'appuntamento. Ecco, in chiusura ricordo l'appuntamento per sabato alle 9, quando sull'altro canale consulenza Oro parleremo come al solito di quello che accade nel mercato dell'oro, ma anche di quello che accade in generale nella storia. Per esempio, in questo momento ho scoperto un libro molto, molto, molto importante, uno dei libri più importanti che abbia, insomma, mi sia capitato per le mani, che sono riuscito a scaricarlo da internet, e sto anche cercando, avevo una mezza idea di tradurlo in italiano, però è un po' complicato perché il PDF non, è di quelli bloccati, non riesco a lavorarci, diventa un lavoro enorme. Ne parlerò sabato ed è in relazione a un grosso gruppo industriale tedesco che insomma ha fatto delle cose durante la seconda guerra mondiale e poi però non è mica morto con la Germania, anzi ha continuato a vivere, si è poi diffuso nel mondo ed è forse, 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 ecco perché mi interessa, dietro a quello che sta succedendo oggi, eh? Ecco, quindi che è interessante parlare, preferisco parlarne in collegamento appunto con la moneta, perché è più un discorso collegato a quello, alla bis, eccetera. E poi naturalmente do appuntamento per la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Ricordo che il passaporto, scusate, il mio certificato vaccinale è ancora per il momento a disposizione, chi è interessato lo può chiedere, e che i prospetti informativi sono gratuiti per chi mi segue, costerebbero 33 dollari euro l'uno, però li do gratuitamente. Va bene, allora io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ah, Buonanotte. sì, buonasera. Ciao Max. Grazie, buonanotte.